canale, ricorda Giulia Cecchettin, in aula un minuto di rumore contro tutti i femminicidi. Sì alla terza variazione di bilancio, 25 milioni di euro per gli alluvionati, risorse anche per sanità e cultura, voto contrario dell'opposizione. Il successo degli allevatori toscani alla Fiera Cavalli di Verona. Arezzo, città del Natale, fino al 7 gennaio, ogni fine settimana, eventi e spettacoli. Così, con un minuto di rumore, la seduta di martedì del Consiglio regionale della Toscana, in ricordo di Giulia Cecchettin e di tutte le altre donne vittime di femminicidio. Al centro dell'aula, appoggiate sulla bandiera col Pegaso, un paio di scarpe rosse, simbolo della lotta alla violenza sulle donne. A rafforzare ulteriormente il messaggio, fino al 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Palazzo del Pegaso resterà illuminato di rosso. Via libera alla terza variazione di bilancio dal Consiglio regionale. Tra gli stanziamenti più importanti della manovra, quello destinato alle popolazioni alluvionate, messo a punto a seguito delle richieste arrivate sia dalla maggioranza sia dall'opposizione. Abbiamo fatto questo sforzo e abbiamo individuato 25 milioni che derivano alcuni dalla rimodulazione di fondi del FES, del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, e si tratta in questo caso di 6 milioni per le imprese, ovvero a fondo perduto, 6 milioni a carico di interessi o oneri su prestiti o mutui. Poi abbiamo una previsione concreta sotto questo aspetto di 7 milioni e 56 che sono specifici per i fondi relativi all'agricoltura, uno per rimediare a quelli che sono dissesti, l'altro che nascono dal fondo di solidarietà, che quindi abbiamo spostato in questo pacchetto di misure. Vi è poi 6 milioni che non sono immediatamente nel bilancio, ma che attraverso questi emendamenti al DEF noi richiamiamo perché possano essere messi in quello che è un bilancio già in itinere, quello di previsione 2024, che abbiamo portato lunedì in giunta, e sono 6 milioni a fondo perduto per i cittadini. Parte di queste risorse arrivano dal Fondo di Solidarietà Europeo. Io l'ho chiesto da subito nei primi giorni dell'alluvione, al Fondo di Solidarietà Europeo per 50 milioni di euro. La stessa richiesta, la stessa osservazione porterò al Comitato delle Regioni della prossima settimana a Bruxelles. Noi abbiamo bisogno dell'Europa, è importante che l'Europa torni ad essere vicina ai cittadini, e può farlo anche dando risposte e segnali concreti in poche settimane, in 12 settimane. D'altro canto però facciamo un appello anche al governo che stanzi subito tutte le risorse che servono. Guardate, i primi dati ci dicono che siamo nell'ordine dei 3-4 miliardi di euro di danni. Risorse per l'alluvione a parte, oltre 12 milioni di euro sono destinati alla cultura. Si interviene nel settore della cultura con uno stanziamento importante che traguarda gli 8 milioni di euro per il settore dello spettacolo, ma non mancano anche importanti risorse che sono destinate ad eventi culturali del nostro territorio regionale come il Carnevale di Viareggio, il Festival Pucciniano. Si conferma anche il contributo di 1 milione e 100 mila euro per il Teatro del Maggio Fiorentino. Ci sono poi risorse significative che sono destinate alla scuola. A tutto ciò si deve aggiungere anche uno stanziamento di 10 milioni di euro che va ad alleggerire il fondo sanitario secondo le indicazioni della Corte dei Conti. Positivo il giudizio di Italia Viva.
una variazione di bilancio importante, un equilibrio dei conti che dimostra ancora una volta che la battaglia di Italia Viva di tenere i conti in equilibrio della Regione Toscana si può fare senza aumentare le tasse. Il 2023 quindi si conclude con un anno che per la terza volta consecutiva porta i conti in equilibrio di bilancio, soprattutto senza chiedere nessun sacrificio ai cittadini toscani. I provvedimenti sono stati approvati con i soli voti della maggioranza. Negativo il parere del centrodestra, anche e soprattutto sui 25 milioni di euro per l'emergenza alluvione. E abbiamo scoperto che questi 25 milioni non ci sono. Sono un atto collegato al documento economico finanziario regionale, quindi buoni intenti. Un atto politico che avremmo potuto fare anche noi come opposizione, che avrebbe potuto presentare anche il Partito Democratico, ma siamo veramente arrabbiati, indignati che si continui a speculare sulla pelle dei cittadini, delle imprese e delle famiglie alluvionate. Durissimo anche il giudizio sul rapporto tra l'amministrazione toscana e il governo nazionale nella gestione dell'alluvione. Chi è che ha portato i soldi per il governo? È arrivato il presidente italiano, ha portato 100 milioni per le imprese a fondo perduto e 200 milioni a tasso agevolato. È arrivato il governo con 5 milioni di euro subito sul tavolo. Fra l'altro ci viene detto che il governo non dà risorse. Il governo non dà risorse perché sta aspettando che, così come è previsto dalla legge, che il governatore della regione mandi il resoconto di quanti sono i danni. Sennò il governo non può stanziare le risorse. Questo lo devono sapere i cittadini. E che cosa fa il Partito Democratico? Certo, nell'assestamento di bilancio del Consiglio regionale da 700 mila euro per le ricorrenze degli 80 anni della liberazione, nella variazione di bilancio mette i soldi sulla cultura, sui tagli dei nastri, perché magari a qualcuno gli fa piacere pure andare a tagliare quei nastri, e sugli alluvionati non c'è niente. Fratelli d'Italia punta invece il dito sulle risorse destinate a ripianare i debiti della sanità. Ciò che sorprende è che ci sia stata una sostanziale fermezza nel non voler ridiscutere la variazione. Aggiungo nel merito che è estremamente preoccupante come questa regione stia continuando a fare un ricorso al debito, all'indebitamento in modo assolutamente importante. Noi non possiamo continuare a mettere risorse, a mettere milioni su una sanità che non solo non dà risposta ai cittadini, ma che indubbiamente è una voragine che continua a macinare risorse, ma nella quale non stiamo riuscendo a comprendere le reali cause di questo. La valorizzazione delle bellezze della Toscana passa anche attraverso il sostegno a chi tutti i giorni sul territorio mantiene vive e coltiva le tradizioni tipiche della nostra regione. Di qui la decisione del Consiglio regionale di assegnare un contributo alle associazioni di allevatori di cavalli toscani che hanno partecipato a Fiera Cavalli di Verona. Abbiamo deciso insieme al collega Petrucci, insieme all'ufficio di presidenza, di sostenere chi ogni giorno racconta con il proprio lavoro quanta storia, quanta tradizione ci sia in questo settore in Toscana. E il nostro impegno è di continuare a farlo anche in futuro, perché noi da parte nostra vogliamo sostenere chi ogni giorno prova a raccontare quanta bellezza ci sia nella nostra regione. Associazioni che sono in prima linea nella difesa di veri e propri simboli della nostra regione. Noi ci siamo dati l'obiettivo di valorizzare, promuovere, difendere le tradizioni, il folklore e l'identità toscana. Sicuramente tante di queste tradizioni passano attraverso il mondo dei cavalli, attraverso tutto quello che rappresenta il mondo dei cavalli proprio da un punto di vista identitario, da un punto di vista di folklore. I butteri sono, a mio avviso, uno dei marchi più importanti della tradizione toscana. Il Consiglio regionale ha voluto per questo valorizzare questa importante realtà, così come la razza del cavallo Maremmano, ma anche la razza del cavallino di Monterufoli, una impresa quella che ha fatto l'associazione di Pomarance nel proteggere e difendere una razza che si stava per estinguere e che fortunatamente ora ancora non è messa in sicurezza, ma sicuramente sono stati fatti degli enormi passi avanti. Il pony italiano, uno degli emblemi della nostra Toscana. Il sostegno del Consiglio regionale si è concretizzato, come dicevamo, in un contributo alle associazioni di allevatori. Siamo molto contenti di questo aiuto, perché è per noi un riconoscimento per il nostro lavoro, come spiegavo prima, cioè il mantenere questa razza, che è una razza storica di cavalli della Toscana e del Lazio, e portarla avanti, ecco, nel nuovo millennio
e proseguire. Quest'anno è la 15ª anno che partecipiamo a Verona, abbiamo partecipato insieme a altre associazioni del nostro settore allevatoriale, insieme a Maremmani e Montelufolini e Asina Miatini, quindi le razze nostre autoctone, e quest'anno grazie anche al contributo che ci è dato la Regione Toscana abbiamo potuto lavorare a 360 gradi con tutte queste associazioni. Beh, è stato un momento bellissimo, nello scenario più bello d'Italia, in questo palcoscenico in cui gli occhi sono puntati sul cavallo, sul benessere del cavallo, portare un numero libertà per la prima volta con tre razze autoctone è stato veramente stupendo. Quest'anno abbiamo rappresentato la Maremma al Gala d'Oro Artè, rappresentando un quadro del Fattori, quindi l'essenza della Maremma di fine 800, primi del 900. Siamo molto orgogliosi di portare avanti queste tradizioni che stanno pian piano scomparendo e attraverso queste manifestazioni farle conoscere anche a un pubblico che non sa cosa sia il Buttero e non sa cosa sia la Maremma. Ecco. Arezzo è già la città del Natale. A un mese dal 25 dicembre, ogni fine settimana il centro storico della città toscana si veste a festa per la rassegna di eventi nata nel 2015 e voluta dalla Fondazione Arezzo in Tour e realizzata col comune di Arezzo. È una festa per la Toscana, per le bambine e i bambini, ma non solo. È un modo in cui tornano a risplendere le luci, le gioie, le emozioni. È un modo per attirare turisti, per costruire le condizioni perché una città stupenda come Arezzo lo sia ancora di più. Un grazie a chi ogni giorno si adopera per la buona riuscita dell'iniziativa. Un evento di questa grandezza e di questa durata richiede un lavoro comune, un lavoro condiviso. Un'iniziativa consolidata con radici profonde nella tradizione cristiana cittadina. Arezzo ha scelto di puntare la propria immagine come città del Natale. Lasciatemi dire che ci sono anche delle esigenze e delle motivazioni storiche che stanno alla base di tutto questo. La identità cristiana della nostra Arezzo è sotto gli occhi di tutti. In quella piazza grande costeggia anche la Pieve di Santa Maria, dove, guardate, si può trovare una delle prime iscrizioni al mondo, presepio, è una cosa incredibile che tutti possono ammirare ed è un collegamento che giustifica come si sia fatto bene a puntare sotto questa dimensione, non solo per motivi commerciali turistici, ma anche per dare un senso alla nostra Arezzo in questo periodo dell'anno. La rassegna in corso fino al 7 gennaio ha ottenuto per il secondo anno consecutivo il patrocinio del Ministero del Turismo. Manifestazione che ci sta portando tante soddisfazioni, tanti turisti in tutte le edizioni. Post-Covid, le edizioni a cui ovviamente abbiamo limitato la rassegna delle installazioni luminose, siamo ripartiti con un successo sempre crescente. Questo ci dà ovviamente soddisfazione perché non era una cosa semplice e dal 2021 ad oggi diciamo che i risultati sono sempre stati in crescendo. Nel 2022 le presenze alberghiere, quindi ed extra alberghiere, quindi quelle veramente censite, sono state oltre 70.000. Anche quest'anno sono tante le attrazioni che scandiranno l'attesa del Natale e l'inizio del nuovo anno con uno spazio tutto nuovo dedicato alla cultura e all'archeologia. Beh, allora, la Fortezza delle Meraviglie è un vero e proprio villaggio di Natale realizzato in uno dei posti più affascinanti della città, che è la Fortezza Medicea.